Salve a tutti e bentornati su Viva Savona in Arte. Oggi vi portiamo in uno degli edifici più celebri della nostra antica Savona, rinascimentale in tutte le sue pietre, Palazzo della Rovere o Santa Chiara. Seguitemi. Palazzo Santa Chiara fu voluto dal cardinale Giuliano della Rovere. Esso è edificato tra il Duomo e l'allora via dei Nattoni, oggi via Pia, in pieno centro storico. Il suo stile rinascimentale, però, staccava con quello medievale del resto della città. La costruzione iniziò nel 1494, anno in cui Papa Borgia salì al soglio pontificio. Egli, acerrimo nemico della famiglia della Rovere, fece temere a Giuliano di doversi ritirare in esilio nella sua città natale e dunque volle edificare una grande reggia in stile principesco. Il palazzo fu edificato in alcuni terreni già appartenenti alla famiglia della Rovere a partire dal periodo di Sisto IV. Il palazzo, però, fu poi completamente lasciato in stato di abbandono quando nel 1503 Giuliano della Rovere divenne papa col nome di Giulio II. Esso rimase completamente trascurato fino al 1673, quando divenne sede del convento delle Clarisse. I lavori furono affidati all'architetto Giuliano da San Gallo, che aveva lavorato anche per Lorenzo de' Medici. Quello che rimane oggi del palazzo, completamente modificato nel corso dei secoli, non ci rende però l'idea di come doveva essere. La facciata, infatti, era composta da 12 campate, oggi completamente scomparse. Oggi di Palazzo Santa Chiara rimane poco dell'impianto originario. Uno dei pochi elementi visibili è la volta a botte originale di Giuliano da San Gallo, che si trova davanti all'ingresso principale. Inoltre rimangono alcuni ambienti, tra cui uno che si suppone essere una cappella. La disposizione delle stanze, molto probabilmente, è copiata da un palazzo romano di una famiglia di cugini dei Della Rovere, i Riario. Nel 1871 il cortile viene riaperto e qui vengono aperte alcune botteghe, il che modifica enormemente l'assetto esteriore dell'edificio. Poi, nel 1900, viene qui collocato il tribunale, che rimane fino agli anni 70, quando Palazzo Santa Chiara diventa sede della questura. All'inizio degli anni 2000, poi, essa si trasferisce nella ex caserma del distretto militare, oltre Le Timbro. Il palazzo quindi viene chiuso, e rimane chiuso, degradandosi rapidamente per molti anni, fino al 2014. Nel 2012 il cortile viene riaperto, ma ancora il palazzo versa in condizioni tremende. Si deve attendere il 2014, quando il palazzo, ancora di proprietà del demanio, viene passato a proprietà comunale. A quel punto, poi, vengono effettuati alcuni piccoli lavori di messa in sicurezza e viene esteso lo strato di asfalto che vedete a coprire l'acciottolato del cortile. Questo doveva essere temporaneo, ma alla fine si optò per mantenerlo a tempo indeterminato, visti i costi che avrebbe comportato rimetterlo completamente a nuovo. Il palazzo è diventato un luogo di passaggio abbastanza frequentato qui a Savona. In un angolo sono presenti inoltre alcuni libri, una biblioteca di scambio. E qui è stato collocato il Kissing Point, che è diventato una fermata per tutte le coppiette savonesi. Anche per oggi il nostro viaggio si è concluso. Palazzo Santa Chiara necessita di grossi lavori di ristrutturazione. Si prevede che entro il 2022 verrà riaperto completamente al pubblico, ma sappiamo come vanno queste cose, probabilmente ci vorrà molto più tempo. È un peccato perché è uno dei palazzi più belli che abbiamo qui in città. Io vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto come al solito alla prossima puntata.